Dove non arriva lo Stato, sopperiscono i privati. È il caso di Aci Castello, dove l'associazione sportiva dilettantistica Giala, del presidente Cristiana Cardillo, del socio fondatore, skipper e istruttore di subacquea per normodotati e disabili Corrado Ragusa, ha realizzato un grande progetto. È stata inaugurata sul lungomare Scardamiano, proprio di fronte alla sede di Giala, la passerella per diversamente abili, donne in gravidanza, anziani e persone con difficoltà di deambulazione. Un'iniziativa che permetterà a tutti di poter accedere al mare in sicurezza. L'accesso alla passerella di Giala è gestito dai responsabili dell'associazione. Sarà sufficiente contattarli via email info@gialaacicastello.it per essere accompagnati previa prenotazione ed usufruire dell'accesso al mare in assoluta sicurezza. Grandi emozioni all'inaugurazione, con tanto di brindisi, abbracci e sorrisi per un progetto diventato realtà grazie a Giala Aci Castello. È stato veramente un momento molto speciale, molto emozionante, quando il sogno diventa veramente quella realtà condivisa che tu speravi di ottenere. Siete stati in tanti a sostenerci e tanti siete venuti oggi, grazie per il vostro appoggio. La veniteci a trovare, la passerella per accesso al mare è aperta a tutti coloro che ne hanno necessità, con i loro accompagnatori e le loro famiglie. Sì, è un servizio sociale che è rivolto ai castellesi, ma anche a tutti quanti nelle vicinanze hanno desiderio di andare a mare, e a causa del tipo di costa che abbiamo, che è molto rocciosa e non sempre accessibile, hanno difficoltà appunto ad accedere. Quindi questo è un tipo di servizio che stiamo dando, con delle convenzioni che faremo sia con i comuni che con delle altre associazioni. Avremo la possibilità di istituire appunto un servizio ciclico per permettere a tutti di andare a mare. Decisamente importante, racchiude due emblemi della nostra vita, soprattutto la vita estiva della nostra isola. Da un lato il tempo libero per tutti, ovviamente andare in mare in una zona rocciosa come questa diventa un problema grosso, però se si creano le condizioni per poter accedere, allora sì che il mare può essere fruito e accolto è utilizzato da tutti, ed è questo l'obiettivo che l'associazione ha, che fa parte anche di un consorzio, il consorzio Catania Vertice, di cui ne facciamo parte anche noi. In questi non manca l'occasione per stimolare e testimoniare appunto l'importanza che in questo caso il mare sia per tutti, così come gli impianti sportivi, così come lo sport deve essere uno sport per tutti. Alla realizzazione della passerella hanno contribuito vari sponsor: Forspa Sport di Salvo Scebba, Murè Enjoy Food di Antonella Napoli, trovato 1929, e l'ARS, l'Assemblea Regionale Siciliana. Numerosi i soci di Giala e le famiglie che hanno aderito all'iniziativa con libere offerte. All'inaugurazione della struttura sono intervenuti molti soci di Giala: il vicepresidente nazionale dell'Ocsain Salvatore Spinella, l'ingegnere Emanuele Lamantia, che ha generosamente donato il progetto per la passerella, Antonella Napoli, Salvatore Scebba, Carmelo Barcella, Gabriella Di Piazza, Marco Emanuele e una rappresentanza dell'associazione Angeli in Moto. Presente anche Catania al Vertice, con in testa il presidente Nello Russo, il segretario Salvatore Mirabella di All Sporting Catania, accompagnato dal presidente del club di nuoto paralimpico Antonino Maugeri. Voi fate nuoto paralimpico, quindi esatto, oggi... Esatto, siamo campioni regionali, e quindi sì, questa bellissima cosa, momento questa bellissima opportunità. Certo, finalmente invece che... Cioè, i ragazzi sapranno dove scendere a mare per allenarsi, perché fanno nuoto in acque libere. Sì. Abbiamo una campionessa italiana che fa sport benissimo. Di livello alto, agonistico. Assolutamente, sì. Agonistico e anche avviamento allo sport. Quindi questo ovviamente. Punto vi può servire a voi anche per certamente. Gli allenamenti, per la preparazione. Per la stagione estiva in cui si fanno le gare in acque limpide, in acque libere. Mentre in inverno si allenano a Forspa e a Morgagni Checkpoint. Quindi un'iniziativa importante questa di Giala. Certamente, che abbiamo voluto sostenere per questo motivo, a parte l'amicizia che ci lega, perché siamo del mondo dello sport e questi sono veramente dei pionieri, si può dire, sicuramente.
è encomiabile quello che stanno vedendo. Una cosa del genere la doveva fare lo Stato, non un privato a spese sue e con mille difficoltà, quindi non si poteva non aiutare. E per l'Ocsain, grazie intanto Corrado, per l'Ocsain è un gran onore avere affiliata un'associazione sportiva dilettantistica qual è l'associazione Giala, proprio perché l'associazione svolge l'attività sul territorio sia nei confronti dei disabili e nei confronti ovviamente di tutte le persone che fanno tanta attività sportiva, giovani, meno giovani e quant'altro. Con Giala abbiamo fatto tante belle iniziative, perché proprio l'ente di promozione sportiva ha come idea principale quella di far praticare lo sport a tutti, e grazie a Giala in Sicilia l'Ocsain è assolutamente uno dei principali enti di promozione sportiva che appunto si occupa e abbraccia tutti i settori dello sport e soprattutto, come dire, riesce a far partecipare alla vita sportiva molta popolazione siciliana, e per questo appunto ringraziamo e ringrazio ancora il presidente della SD Giala, Corrado Ragusa. Grazie.